Mi trovo qui a Pietramelara con il rapper Alfò all'anagrafe Alfonso Russo di Pietramelara. Allora, tu recentemente hai pubblicato due nuovi singoli, tra cui Maleducato. Però vorrei prima sapere, come nasce la tua passione per il rap? Con il rap ho iniziato quando avevo 12-13 anni e mi sono ispirato a questo genere perché già suonavo la batteria. E quindi cercavo un genere che appunto fosse ritmico nelle parole, così ho trovato questo genere, ho ascoltato Clementino, Eminem, i pionieri, Clementino all'epoca in Italia, Fabri Fibra, Eminem in America, insomma erano i pionieri di questo genere e ho iniziato anche io piano piano a scrivere, eccetera. A cosa ti sei ispirato per scrivere i tuoi nuovi singoli? Se ne puoi parlare un po', insomma. Allora, Maleducato è stato il penultimo brano che ho pubblicato e diciamo che mi calo nel ruolo del maleducato arrogante perché appunto dico solo e sempre la verità e per le persone oggi questa diciamo che è una grande sofferenza in alcuni campi. Mentre YM, che è il secondo singolo, l'ultimo pubblicato che è uscito, insomma YM appunto tra tutto chi sono io, parla un po' di come mi vedono le persone, più che raccontare chi sono, racconto la prospettiva che hanno le persone su di me, quindi mi metto dal punto di vista di prima all'inizio di un professore, poi di una ragazza, insomma, dal punto di vista che loro hanno sulla mia persona. Ma durante il tuo percorso musicale hai avuto qualche artista come punto di riferimento? Artista a cui mi sono maggiormente ispirato sicuramente in Italia c'è Clementino, Rocco Hunt, gli esordi, poi a livello internazionale sicuramente Eminem, molti artisti rap che non sono molto conosciuti e non rap, quindi da altri generi, R&B, pop, quindi Pino Daniele è in Italia, è stato veramente un genio ad unire il suono dell'America, no? La black music è riuscito a fonderla con il sound napoletano, quindi mi sono ispirato molto anche a lui. In tutte le vite, in tutte le carriere può capitare di dover affrontare degli ostacoli. Anche tu li hai avuti, se li hai avuti, come li hai affrontati? Gli ostacoli ovviamente ci sono, soprattutto quando io sono stato molto attaccato sin da piccolo al mio paese di origine, Pietramelara, quindi diciamo che quando si viene da un paese così piccolo inizialmente non lo capivo perché ovviamente poi le ambizioni erano comunque poche a quell'età quando inizia a 14-15 anni, però diciamo che poi andando avanti inizia a riscontrare un paio di problemi, primo da tutti la logistica, quando non avevo la macchina insomma era difficile spostarsi e poi bisogna immaginare che comunque fare partire da una provincia così piccola è sempre difficile. Poi ovviamente tramite le canzoni cerco anche di, non è che è una cosa volontaria, molte volte involontariamente parlo del mio paese, come ho intitolato un pezzo Via Libertà, come è la via in cui abito appunto, quindi diciamo che cerco anche di, nel mio piccolo, cerco anche di dare a Pietramelara una piccola visibilità. Però ovviamente la passione per la musica, poi grazie alle persone che conosci anche, che ti spronano, Pietramelara è un paese pieno di artisti e devo dire che comunque sin da quando ho iniziato ho avuto la fortuna di trovare persone che appunto apprezzavano il mio lavoro e quindi grazie alla passione per la musica si va sempre avanti. Alfò, io sono amante della musica degli anni 70 e 80. Sinceramente il tuo genere che rispetto a me non piace particolarmente, però ci sono cantanti del tuo genere che anche ho ascoltato e che gradisco, è un fatto di gusti, ma spesso ai tempi di oggi soprattutto il rap non è stato mai troppo preso in un certo modo, un po' frainteso, pensato anche negativamente, e anch'io non sono d'accordo. Come lo difendi da questo punto di vista? Vabbè, sicuramente il rap è un genere che ha creato da quando è nato alla fine degli anni 80 un punto di rottura, no? Come il rock alla fine. E ovviamente ci sono personaggi che sono molto stravaganti e quindi è ovvio che è un genere che appunto nasce come sentimento di rivalsa, no? Quindi nasce appunto come protesta ed è ovvio che ci siano termini, modi di fare molto, molto appunto stravaganti e forti, però secondo me
in ogni genere musicale c'è il buono e il marcio, quindi insomma c'è l'artista rap che è un artista serio, come c'è l'artista rap che magari porta dei contenuti sbagliati, e come c'è la stessa cosa, un artista pop può essere tranquillamente, può avere tranquillamente le stesse difficoltà. Alfo, quali sono i consigli che vuoi dare ai giovani come te che vogliono prendere questa strada, quella della musica? Sicuramente se si decide di intraprenderla, sicuramente di avere chiari i valori, no? Quindi se bisogna iniziare qualsiasi cosa, in qualsiasi campo, non solo la musica, per pensare subito ai traguardi, ai fini, insomma non si andrà lontano. L'importante è avere la passione e delle cose da dire, secondo me è molto importante questo. Quali saranno i tuoi progetti futuri? Sicuramente a breve, tra qualche mese, non so precisamente, uscirà qualche nuovo singolo. Poi, che non puoi svelare ancora, diciamo, ancora i titoli, no, per il momento. No, okay. È ancora presto. Sì. E poi sicuramente vorrei, diciamo, il mio obiettivo sarebbe quello di formare una band, portare proprio un format rap con i miei pezzi. Quindi vorrei tanto realizzare. Provenienti da vari paesi, magari. Pure. Sì, vedremo. I componenti, dicono. Sì. Alfo, io ti ringrazio per la tua disponibilità e ti auguro una buona serata. Grazie a te, grazie.